Io non ho parole, Mario. Non ho parole. Andiamo avanti. Fino a quando non retrocedo, che vi devo dire? Che cosa vi devo dire io? Che cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? Mica Camavinga sei una merda, oh. Porca troia, oh. Giocare la gara perfetta è spesso l'unico modo di uscire da una situazione in cui ci si trova paurosamente alle spalle al mondo. Benvenuti amici telespettatori a quello che sarà uno scontro salvezza. Tutto l'ambiente era consapevole già da qualche settimana che la possibilità di retrocedere si stava facendo sempre più concreta. Ma oggi hanno ancora una possibilità per evitare il peggio e restare aggrappati con le unghie e con i denti a questa categoria. La vittoria è il E vabbè, va bene, soltanto rimessa laterale qui. Vabbò. E ora avranno la chance da calcio d'angolo. Concesso un altro calcio d'angolo e sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita, soltanto uno dall'altra parte. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Scavalca la difesa con un pallonetto. Tentativo di allungare il gioco. Errore qui, pallone sprecato. Madonna mia. Provano a partire in velocità. Nedved. Libera il compagno meravigliosamente. Vabbè. Prova a
darla profonda nello spazio. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Prova a verticalizzare. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Gol. Decide di allontanarla. E salto, ma perché non salto, Manu? Madonna, mi come danno le palle. Intercetta la rimessa. Ci prova con un pallone profondo. Osimhen ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Maradona può cercare il taglio in mezzo. Pallone interessante in verticale. Riceve la palla. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. Che Navarro, ma non va da questo Gav de Bu. La mette sulla fascia. Davids, Rummenigge. Intercetta il pallone, ben fatto. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Una difensiva di grande spessore. Attenzione, grande chance. Conclusione. E c'è il gol del Napoli. Prima rete per il Napoli. E tu è stato molto bravo. Passaggi ben calibrati come questo possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve si deve muovere al momento giusto. E il risultato si sblocca 1-0. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Bella parata! E il portiere fa il suo dovere. Fabio, è per interventi come questo che viene considerato il grande portiere che è. E siamo al loro terzo corner. Ancora nessuno per i rivali. Minaccia sventata. Valcross! Grande giocata difensiva. Il gioco riprenderà dalla panierina per il loro quarto corner. Opta per il tocco corto. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Ecco Eto'o. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Vede lo scatto e cerca la profondità. Maradona! Ma dove cazzo la dai? Ma dove cazzo la dai? Ma dove cazzo la dai? Veramente. Oh madonna mia, raga. Oh mamma mia, raga. Ma che cazzo sto vedendo? Ho avuto fuori. Ha munito. No, raga, ma va indietro la palla, vabbè, va. Passaggio sulla destra. 4 punti. Ma che cazzo di punto c'ha questo? Errore qui, pallone sprecato. Nedved sul pallone. La gioca sulla destra. Opportunità di ripartire. Si ferma qui la manovra. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Lo sposta di peso e gliela porta via. Nedved. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero.
per vie verticali. Si allunga e trova la palla. Ci prova con un pallone profondo. Ecco Maradona. Difesa in mezzo. Vabbè. Possono ribaltare la situazione. Fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Cercheranno di rifarsi subito, gettandosi in avanti fin dai primi minuti del secondo tempo. Certo, questo è un atteggiamento che li espone a qualche rischio, al contropiede degli avversari, ma credo proprio che non abbiano altra scelta. Ma che cazzo fa questo? Oh, ma senza pensarci due volte. La palla termina sul fondo per quello che sarà il loro quinto calcio d'angolo. Ancora zero per gli avversari. Grande parata dell'estremo difensore. Era sicuro di averla. Non batte, vedi. Non batte. Si sbagliava Fabio. Lo sapeva lui, figlio di puttana. Ecco un'occasione di gusta se capisco che cosa. Io no, ma io. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire suoi. Pallone interessante, verticale. Osservati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Un intervento che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche preoccuparsi di quanto sono stati vulnerabili. Ha dato atto al lavoro magistrale della difesa, sta togliendo il ritmo all'offensiva degli avversari. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Mamma mia, che laggata. Figlio di puttana, io lo sapevo. Io lo sapevo, io lo sapevo. Brutti bastardi. Ma mi stare zitto, fa. Io lo sapevo. Quanto ha 4.000 di forza squadra questo? Mamma mia. Con il loro sesto angolo della gara.
in questa statistica sugli avversari è per zero. Quello è caduto fuori dalla porta, io non riesco a... Ruba palla in modo magistrale. Potrebbe essere una delle loro ultime possibilità per salvare la situazione. Vede l'inserimento del compagno. Ma come cazzo l'ha dato? Ma come cazzo l'ha dato? Ma come cazzo l'ha data? Come cazzo l'ha data? Ma dove va, raga? Dove vai? Sceglie di andare per vie verticali. Rummenig, il Barcellona al calcio di punizione. Squadre hanno optato per il cambio. Sì, Fabio, c'era bisogno di una scarica di adrenalina. Questo cambio può essere ciò che serviva. Lasciano il campo per il numero 11, il numero 16. Attenzione, corrono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari, chiudendo loro la porta in faccia. Ci prova con un pallone profondo. Sono stati forse un po' superficiali in questo frangente. Come si è messa la gara, devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Riceve il passaggio. Se ne va. Difesa molto distratta in questa occasione. Non posso. Tutte giù le ha messe le tacche. Mamma mia. Ecco Maradona. La mette avanti. C'è un bel pallone in profondità. Mbappé. Vaffanculo, va. Basta, prossima volta, uscire. Cazzo. In partite del genere esce sempre fuori il vero carattere di una squadra. Loro l'hanno dimostrato andando a pescare un pareggio difficilissimo. Lasciato indisturbato, non sbaglia l'appuntamento con la rete. Grande sforzo di squadra per questo gol. Per liberare così bene un finalizzatore di razza, normalmente sorvegliato speciale, i movimenti di tutti devono essere ben coordinati. Situazione di parità perfetta. Siamo ormai nel finale di gara. No. Pallone interessante in verticale. Mohamed Salah. Errore qui, pallone sprecato. E perché non ha fischiato? Non fischio, guarda, sto pezzo di merda. Laggatore di merda. Pezzo di merda al gioco. Ma rendetevi conto, raga, io, boh, persa, vabbè, pareggio, persa, pareggio, pareggio, vinta, pareggio, pareggio. Io non ho perso neanche uno. Boh, cioè, tranne questa, mamma mia, che vincevo 3-0.
in gas. No, non voglio cambiare niente, fare niente. Vai. Vai. Vai a fare in culo il gioco di merda. Se guardi a lungo l'abisso, l'abisso guarderà dentro di te. Scriveva così il famoso filosofo tedesco del 1900. Nella partita di oggi l'abisso è quello che potrebbe spalancarsi se non riusciranno a portare a casa la vittoria. Unico risultato possibile per evitare una retrocessione che avrebbe del disastroso per questa società. Per questi ragazzi non guardare nell'abisso significa tenere la testa sgombra e non farsi trascinare via dalle pressioni aggiunte che l'esito di questa gara può generare. Dovranno essere determinati, senza paura. E questa è l'unica ricetta per portare a casa i risultati. Mare blu e granata, cori che risuonano senza tregua. Signori, questo è lo Spotify Camp Nou. E ora si fa sul serio, si parte. Devono assolutamente fare il risultato oggi, non hanno altra possibilità. Ovviamente da domani si ritorna contro, cioè da oggi, non lo so se faccio una live, raga, eh. Cerca una soluzione con la palla. Si ritorna contro attacco, perché il contropiede veloce non è per me. Dalle favole. Il nostro calcio veniva da un'estate di scandali. I ragazzi di quella nazionale formarono invece un gruppo eccezionale. Ed è proprio nei momenti difficili che ho voluto provare, abbiamo provato. Cannavaro diventò il faro di una squadra che ha visto. Vabbè, pazienza. So che scenderò in quarta, sì, che qua devo vincere tutte e due, ma con questo passo è proprio difficile. Devono rompere i coglioni. Beh, questo è un passaggio quanto meno discutibile. Ora Gullet, che anticipo sembra quasi prevedere il futuro. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Messi riesce ad intercettare. Qui cerca il tiro. E no, mal che fuori gioco. Alla fine però ha preso la decisione giusta. La regola. Ma Madonna mia, Dani, vabbè, sono io, raga, però, perché io continuo ancora a fare cose che non devo fare, raga, dai.
e Maradona. Veloce, senza aspettare. Ammazza però, mi ha messa l'incrocio. Madonna. Ma hanno esaltato i loro tifosi segnando il primo gol. Ora dovranno proteggere o incrementare addirittura il vantaggio. Occasione per il contropiede. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. È in ottima posizione. E oh. Bene il compagno. Sensazionale Courtois. Il portiere ha reagito proprio bene su quel pallone. Era molto pericoloso. E l'ho visto scattare. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Palla filtrante per Lewandowski. Allarga il gioco a destra. Viene assegnato il tiro dalla bandierina. Cercherà il compagno meglio piazzato. Vediamo come va a finire. All'attacco direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Prova a darla profonda nello spazio. Grande movimento nello spazio. Attenzione, buona in gioco. Errore che ha potuto. Madonna mia. Forse avrebbe potuto calciare meglio Fabio. Da quella posizione. Ancora decisiva, ecco l'opportunità per Maradona. Niente, l'1-2 non si può fare con questo gioco, è una cosa incredibile. Palla filtrante per Lewandowski. Gioca a Selo. Mbappé. Ma dov'è? Bella palla, Dino ci prova. Ce l'hanno fatta. Il pareggio era nell'aria. Esultanza pure. Vabbè, era così, raga, l'avventura è così, è inutile. Si riparte di nuovo in parità. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà. Madonna mia, raga, madonna mia, madonna mia, raga. Ecco Ronaldinho. Riceve in ottima posizione. Ma guarda come slitta. Pirlo, Mbappé, ecco Lewandowski, è stato un bel primo tempo, le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, lo scontro è ancora aperto, speriamo ci regali altre emozioni. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa e quindi alla fine del primo tempo siamo sull'1-1. Non gioca. Ed ecco che comincia il secondo tempo. E le due squadre ricominciano con gli stessi uomini del primo tempo. La gioca. Non la tocca proprio, raga, la palla io. Messi. Bella per
Ma la devo stare solo. E non gli arriva la palla. Perché deve andare come al calcio il passaggio? Il pallone sulla sinistra, ora cosa succederà? Ronaldinho. Cioè questo mi sta dando la palla e non riesco a togliere, incredibile. C'è l'opportunità per il contropiede. Avanza deciso. Guarda com'è Corona Brutti, guarda. Sceglie di andare per vie verticali. La mette in mezzo. Intervento fondamentale. Gioca una palla lunga. Pirlo, passaggio sulla destra. Mamma mia che pallaccia rischiosa. Ci prova con un pallone profondo. Pallone interessante in verticale. Mamma mia, raga, mamma mia, che schifo. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. C'è spazio da sfruttare in verticale. Se ne va Ronaldinho. Messi, grande istinto del portiere. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. Ma eri in anticipo, Dio santo, Dio santo, eri in anticipo. Ma dove cazzo va? Ma io sto perdendo con questi scarsi, raga. Cioè, perdendo, non riesco a vincere contro questi scarsi, dai. Palla filtrante per Messi. Madonna me. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Allora, se vuole aiutare i suoi a non retrocedere, deve prima aiutare se stesso. Senti, sto tiro a piedi di merda. Ma gli voglio mettere in barriera? No, vabbè. Alexander Arnold. Sensazionale puntuale. Una parata fantastica. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Ancora nessuno per i rivali. Se va a giocare a capo un cambio da giocatore. Oh, nessuno sa, te. Vuole andare avanti o no? Non salto, raga, non salto. Non salto i miei. I miei non saltano, raga. I miei non salto. Iniesta. Osimhen è riuscito a passare. Il Barcellona al calcio di punizione. Ma come cazzo la dà la palla questo? Ottima scelta di tempo. Cercano l'azione veloce, la gioca sulla destra.
No, vabbè, è giusto così, raga. È giusto così. Sceglie di andare per vie verticali. Intercetta il passaggio, pericolo. Prova a verticalizzare. Guarda, il loro atteggiamento spregiudicato è ammirevole. Forse farebbero bene a difendere il vantaggio. Scatta verso il pallone. Osimhen! E questa era veramente una grande occasione. Grazie a lui la sua squadra è ancora in partita. Grande parata questa. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta ottimo posizionamento di posizione. È inutile, raga, non corrono a me, raga. A me non corrono, ragazzi, non corrono. Tutto volete dare il merito all'avversario, diamolo il merito all'avversario, ragazzi. Ma guardate. La mette sulla sinistra. Ora Bullet. Guardate, raga, non corrono. Proprio delle merde sono in mezzo al campo. Guarda, pallone glielo do a lui. Guarda, si scansa. Vabbè. Cosa dice? Argomento tecnico, c'è la lunga parcheggiata.